Giuliano, tu in passato, ma tuttora, insomma, hai avuto una vicinanza teorica, spirituale, ma nel senso filosofica con Joseph Ratzinger, che faceva, insomma, la facciamo semplice, primato della ragione, in parte delle questioni, diciamo, di San Tommaso di cui parlavi prima, una vicinanza profonda. In quale modo e che tipo di vicinanza c'è tra quel tipo di posizione, ragione, occidente, necessità di una guida, ricreazione di una comunità all'interno, dentro valori comunque forti, potenti, fondanti, e quella che è stata la tua militanza e la tua storia comunista, se c'è vicinanza? Ratzinger era antirelativista, no? E se c'è una cosa che appartiene nel bene e nel male, cioè in qualche modo al dogmatismo, diciamo, del mondo nuovo, è l'antirelativismo, cioè l'idea che non è che ogni vento di dottrina la barca può andare, affrontare qualunque rotta, eccetera, a seconda di come muove il vento, di come. E quindi diciamo, era proprio consentaneo a me l'immagine che questo Papa teologo così fortemente strutturato, che aveva attraversato il dramma del totalitarismo novecentesco da una posizione e formazione eminente, insomma era stato vescovo di Monaco, non so se mi spiego, voglio dire, e poi alla dottrina della fede per tanti anni aveva elaborato la crisi della Chiesa del dopoconcilio come una crisi di evoluzione, di adattamento, di trasformazione che andava governata. Questo senso delle cose da governare in nome di una ragione che non si può esaurire nel relativismo, Ratzinger ce l'aveva. Naturalmente doveva rendere tutto questo nell'ambito di una predicazione, quindi è una cosa diversa. La predicazione diventò caricatura poi nei vecchi comunisti di stampo sovietico, no? Era una specie di. Sì, c'era questa idea che i comunisti fossero come i monaci medievali, questa idea che anche lo slogan caricaturale, avanti compagni verso il Medioevo, cioè questa idea che a forza di rincorrere il futuro poi in realtà si riproducesse. Però certo Ratzinger era soprattutto una persona molto intelligente, questo credo che nessuno lo voglia negare, si è dimesso, era fragile, fragile come Papa, fragile come governatore della Curia, tutto quello che volete. Chissà se il vero destino della Chiesa dovesse essere messo nelle mani della pastoralità invece che della teologia. Certo, un Papa che è anche teologo è un problema perché sebbene lui limitasse, diciamo, l'esercizio della teologia alla riscrittura della storia del fondatore della Chiesa, Gesù Cristo, i tre tomi del suo libro, sebbene lui facesse questa operazione, però pur sempre era un uomo di idee irriducibili, quindi. Però era anche straordinariamente. Questa figurina, questa specie di statuina di Norimberga che sembrava così inoffensiva e al tempo stesso così minacciosa, il pastore tedesco, come lo aveva chiamato una copertina del manifesto, era molto interessante per noi perché ci dava, e questo a prescindere anche dalla formazione nel Partito Comunista, da tutte le cose di cui abbiamo discusso stasera, ci dava l'idea di un'intuizione dei tempi moderni. Un'intuizione di quelle rare, come è stata quella di Chaplin con la ruota che gira della fabbrica meccanizzata, però un'intuizione vera, un'intuizione interessante, non scontrosa in realtà. Ratzinger era un illuminista da questo punto di vista, tant'è vero che è stato definito il Papa della ragione, perché poi voleva che funzionasse accanto alla fede un meccanismo di riconoscimento razionale della realtà molto molto, molto forte, molto profondo. Sì, da questo punto di vista, insomma, Ratzinger in qualche modo si può ricomprendere nella categoria rimpianta dal nostro Giovanni Sallusti. Sì, in qualche modo sì, direi.